non nutro nessun tipo di rabbia, vendetta, cioè sono emozioni che non mi appartengono, nel senso che è chiaro che quando intraprendi questo percorso in questa professione sai che ormai l'esonero per noi allenatori è, se non lo hai nel curriculum diventi quasi, non sei un allenatore, quindi dobbiamo imparare a conviverci ed è stato un momento, è stata la mia prima esperienza nei professionisti e, insomma è stato un momento molto formativo per me e quindi però detto questo io là sono stato poco ma ho conosciuto anche tante persone che tuttora mi vogliono bene, abbiamo stretta amicizia, quindi è per me una partita come tutte le altre, anzi il presidente Notari e il direttore Pannacci sono stati i primi che hanno creduto in me e al di là di come è finita però io a loro sarò sempre riconoscente. Dopo Lucchese, dopo Lucca, Viterbese e Pistoia, questa è per tipicità dell'avversario la gara delle quattro forse un po' più diversa rispetto alle altre tre, perché probabilmente ci sarà una squadra che vorrà un po' di più il pallino del gioco rispetto alle ultime tre che avete affrontato, o sbaglio? Diciamo che affrontiamo una squadra che è costruita per i vertici della classifica e quello al di là di quello che viene detto in giro, ma quando una squadra acquista giocatori del calibro di Fantacci, Sarau, Migliorini, Boulevardi, Cittadino, questo la dice lunga su quelle che sono le ambizioni di questa società. Affrontiamo una squadra che è il terzo anno con lo stesso allenatore, quindi può dare seguito alla propria metodologia di lavoro, alle proprie idee di gioco. E quindi è partita, non è casuale che le squadre che hanno iniziato con l'allenatore che avevano già nelle stagioni scorse stanno facendo bene, guardate anche l'Ancona Matelica, perché partono avvantaggiati rispetto alle squadre che riniziano da zero in termini sia di calciatori che di guida tecnica. E quindi è una partita estremamente complicata, affronteremo una squadra che come valore fisico e valore tecnico è una squadra estremamente importante, tra le migliori del girone, ed è per noi un bel test per capire a che punto siamo. È chiaro che noi abbiamo già affrontato squadre di grande blasone con ambizioni di vertici della classifica, abbiamo fatto molto bene in termini di prestazione, qualche volta siamo usciti sconfitti in maniera immeritata come a Chiavari, qualche altra volta come Modena e Siena siamo riusciti a fare un risultato positivo, anche se era un pareggio. È chiaro che noi vogliamo continuare a vedere i nostri miglioramenti e cercheremo di fare una partita coraggiosa, di grande personalità, cercando di mettere in difficoltà una squadra importante.